Eccoci qua, benvenuti a tutti quanti. Questo è il nostro primo video che introdurrà il circuito di La Scaglia 2.0 qui a Civitavecchia su FM Live Sport. Un circuito molto divertente su una lunghezza di 800 metri, un rettilineo che sfiora i 100 metri e sicuramente una serie di curve che vi può tenere in allenamento perché la pista è molto tecnica. Poi faremo anche il video onboard e vi faremo vedere i punti un po' più calienti e quelli più veloci. Ora ci spostiamo dopo il rettilineo che vi faccio vedere alcune curve in cui si può entrare in difficoltà. Potete vedere la lunghezza del rettilineo e dopo aver raggiunto una notevole velocità, questo è il punto più difficile. Poi si arriva qui in frenata, la staccata più importante e impegnativa del circuito, dove la forcella si va a piegare al massimo e bisogna ricordarsi di non perdere troppa velocità per andare poi di corsa sull'altra parte della pista. Si affronta al massimo quindi questo tornante per poi prendere velocità e portarci subito verso l'altro rettilineo, corsosità leggermente in salita. Questa è la prima chicane che poi ci porta in salita, come detto, su questo breve rettilineo, poi serie di curva sinistra-destra e poi ancora rettilineo su un'altra parte molto difficile del circuito, perché se andiamo a notare lì c'è una piccola cunetta che dà un po' di fastidio. Una pista molto versatile perché, come vedete, si può modificare un po' a proprio piacimento, e ora questo è il terzo punto che reputo un po' più difficile di tutta la pista, che è questo tornantino. Curva, come dicevo, molto impegnativa perché ti tende a portare leggermente fuori sullo sporco e quindi si perdono decimi importanti. Manca poco, siamo stati invitati, adesso proveremo la Bucci 110 monomarcia proprio su questa pista e vi porteremo on board su ogni dettaglio di ogni curva. Eccoci qua, a breve proveremo le BR12, sono queste le moto che ci portano a diventare piloti per un giorno qui a Civitavecchia, la Scaglia Circuit 2.0. Ricordiamo tanti aggiornamenti che non hanno nulla da che invidiare sulle moto un po' più serie. Abbiamo all'anteriore doppio disco anteriore con pinza radiale, al posteriore abbiamo un mono identico, sempre leggermente un po' più piccolo, ma sempre discorso radiale. Come vediamo anche la carenatura ricorda un po' adesso le moto che girano in pista con le prese d'aria. Abbiamo all'anteriore lo stelo rovesciato, mentre a posteriore abbiamo un mono che si può regolare in tutte le sue forme, e non ci resta che provarlo in pista e farvi vedere l'emozione di diventare un pilota. Grande staccata qui giù in fondo che va a portarci una curva molto difficile che ci porta fuori, poi subito S qui che va fatta tutta velocità, che è fatta con pressione, altro rettilineo in salita, subito altra chicane, si deve affrontare con grande maestria, si tocca la saponetta, doppia curva a destra, poi a sinistra, si sceglie qui, occhio a girare qui. L'ultima curva a destra è una delle più difficili, che ci porta un po' fuori, e per rientrare per andare a tagliare subito sul traguardo, ed ecco il giro completo. Benvenuti qua su FM Live Sport, che insieme a Lorenzo Sabatini ci spiega il circuito La Scaglia Circuit, quali sono le attività che si possono fare. Da quello che vediamo, le Bucci BR12 per le moto, mentre anche la possibilità di noleggiare i go-kart e anche, se non erro, i corsi di guida, in modo tale che uno può imparare sempre qualche chicca in più. Intanto lascio la parola a Lorenzo che ci spiega tutte le attività che si possono fare qui. Per quanto riguarda noleggio Bucci, come dicevi tu in precedenza, abbiamo anche il noleggio delle carte con soliti 390 quattro tempi regolabili
da remoto col telecomando, quindi anche un'esperienza sicura per bambini e ragazzi che non hanno molta esperienza. Addirittura col telecomando non riusciamo a spengere, esattamente, possiamo spengere direttamente il card, quindi in questione di pericolo possiamo limitare anche i danni, diciamo, che potrebbero succedere nel circuito. Le velocità comunque sia, certo, sono ridotte in base alle limitazioni che abbiamo al telecomando. Cerchiamo di organizzare come il trofeo dei campioni il 3.0, che l'abbiamo fatto la terza edizione quest'anno. Facciamo anche il trofeo amatoriale per i kart, quindi la stessa formula anche per i kart. E iniziative, diciamo, nuove da adesso sono di fare anche un trofeo amatoriale medio-alto livello per i go-kart e la Endurance, sempre la Tour Endurance. Quindi cerchiamo di far avvicinare più persone possibile, comunque sia offrire un servizio a 360 gradi, sia per la famiglia che ha il figlio che è amatore di kart o il figlio che è amatore di moto, quindi cercare di offrire un servizio completo. Poi altre attività che potrebbero essere al di al cibato, cene aziendali, cene sociali, insomma siamo organizzati abbastanza bene su quello, anche con la cucina, gli spazi griglia, quindi ci stiamo muovendo sempre per migliorare per l'anno del 2020, la nuova stagione ovviamente, delle portate delle migliorie importanti al circuito. Non mancano nemmeno poi i corsi di guida sia per moto che per kart. Comunque ogni fine settimana cerchiamo, ogni evento cerchiamo comunque sia di pubblicizzare e anche introdurre altri servizi, come potrebbe essere live, grazie a voi, che è stata una chicchetta veramente carina, molto amata dai piloti, molto amata anche dai parenti, diciamo amici dei piloti. E poi il servizio fotografico sempre ogni evento, quindi il sabato, domenica o fine settimana ogni evento, il servizio fotografico della nostra fotografa qui in pista, totalmente gratuito. E poi nel 2020 cercheremo anche quello di ampliare e gestire una cosa un po' più carina, un po' più complessa. Senti, invece non ti ho chiesto, ma sì, i privati? I privati possono girare tranquillamente, noi abbiamo sia l'orario invernale che quello estivo, tanto se seguite la pagina nostra sia Facebook che Instagram, la Scaglia Circuito 2.0, potete tutte quante le informazioni in merito. Comunque moto privata e carte private senza nessun problema. Sempre meglio chiamare, perché col fatto che facciamo eventi noi cerchiamo di pubblicizzarlo su Instagram, su Facebook, però è sempre meglio chiamare, così da non trovare sorprese quando vieni qua al circuito. Quindi solo quello. Non ci resta che ricordare il 27, che cosa, esatto, succede? Esatto, 27 è l'ultima tappa del trofeo dei campioni, quindi coordinazione finale. Che la potete vedere diretta live su YouTube, su FM Live Sport, oppure potete venire direttamente qui, noleggiare il vostro mezzo e correre insieme a tutti quanti. Divertimento assicurato. Lorenzo, una bravissima persona. Grazie. Siamo qui, ci stiamo imparando a conoscere e oggi ci ha dato la possibilità di vedere il circuito. Grazie. Non ci resta che salutarvi, vi ricordo gli eventi che si svolgono qui in pista al circuito La Scaglia di Civitavecchia, il 27, ultima gara. Questo è il circuito fantastico, tante formule rental come Bucci, kart, corsi di moto e quant'altro, anche addio al celibato, feste. Vi lasciamo i riferimenti qui sotto in descrizione. E noi non ci resta che salutarci, mi raccomando di attivare la campanellina e ci vediamo alla prossima. Ciao.